Ciao a tutti, buon 2 dicembre. Oggi andiamo a vedere cosa c'è nel calendario dell'Avvento. Il profumo che ho scelto per oggi è un profumo di Coquillette Paris ed è Ambrosia. Questa fragranza è davvero un profumo adatto a questa stagione. Ha una profumazione molto molto intensa, è una fragranza che vi avvolge, che lascia una grande scia e soprattutto vi coccola, perché le note di questo profumo sono estremamente gourmand. È un profumo molto molto dolce, dove la nota di miele è una delle note principali della fragranza. Ma oltre alla nota di miele abbiamo delle note di mandorla amara, note di frutta secca, un cuore di fiori bianchi unito alla rosa, poi c'è della vaniglia, ci sono spezie, un profumo anche leggermente speziato, e col passare del tempo questo profumo si fa anche talcato sulla pelle. Io arrivo a percepire, quando ce l'ho dopo tante ore, dei sentori che mi ricordano quasi l'odore della viola. Mi è rimasto davvero poco di questo profumo perché l'ho voluto provare. Dura tutto il giorno, tutto il santo giorno sulla pelle e anche sui vestiti. A differenza del profumo di cui abbiamo parlato ieri, il profumo La Rive Nirmala di Molinard, che è uno de toilette ed è un profumo più soave, un profumo che ha una durata molto più bassa, questo è un profumo che si fa sentire tanto, che ha una persistenza incredibile e mi ricorda una fragranza che io ho già nella mia collezione, ed è un profumo di Montal, lo Sweet Oriental Dreams. Assomiglia davvero tantissimo. E un altro profumo che anche è simile ad Ambrosia di Coquillette è il Lucum di Keiko Mecheri. Anche questo però purtroppo fuori produzione, lo ricorda tanto. E Sweet Oriental Dreams anche ha le stesse prestazioni, nel senso che è veramente molto molto persistente, e però devo dire che questo che io ho sentito dopo aver acquistato Sweet Oriental Dreams mi piace ancora di più, mi pare addirittura più più morbido come tipo di fragranza, e soprattutto quel fondo così talcato che mi dà quel leggero sentore di viola che io sento dopo tante ore che ce l'ho addosso, non lo arrivo a sentire in Sweet Oriental Dream in maniera così, così evidente. Quindi è proprio bella, bella la parte talcata di questo profumo, e anche forse la parte floreale la sento più pronunciata, la parte di fiori bianchi, la rosa. La rosa forse è un po' più in sottofondo, almeno quello che è quello questo che sento per quanto riguarda la chimica sulla mia pelle di questa fragranza. Il costo del profumo si aggira sui 130 euro, quindi siamo più o meno sui prezzi di Sweet Oriental Dream di Montal. Non so poi quello di Keiko Mecheri che prezzi avesse, però forse tra i tre è quello più caro, ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi se amate questa tipologia di profumi estremamente intensi, che sanno di miele, di spezie, di fiori bianchi, questo è un profumo veramente molto molto bello. È secondo me un profumo per le feste, adattissimo per le giornate molto fredde e le giornate soprattutto che si avvicinano al Natale. I profumieri che hanno creato questo profumo sono una profumiera che ha un nome e cognome italiano, si chiama Rosa Vaia,
che tra l'altro ha vissuto un po' tra l'Italia e la Francia, mentre l'altro naso che ha collaborato con lei si chiama Elise Warros. Non so dalla pronuncia se è un cognome spagnolo, perché se fosse spagnolo appunto si pronuncia Warros, o se per caso questa Elise sia di origini francesi. Comunque hanno fatto davvero un bellissimo lavoro con questo profumo, che quando sicuramente terminerò il mio Sweet Oriental Dreams, o quando sarò a buon punto, il che sarà difficile perché bastano davvero pochi spruzzi, direi che mi orienterò su questo qui, che è Ambrosia. Il flacone è molto bello, totalmente nero, come anche nera la scatola del campioncino originale di Coquillette Paris. E molto semplice, ricorda un po' anche i flaconi del tipo di Tiziana Terenzi, di profumi come Al Contrario. E direi che come pack mi piace ancora di più rispetto a quello di Montal, che è in un flacone molto, molto anonimo, come tutti i profumi della linea Montal. E spero che questa recensione anche oggi vi possa essere stata utile, di aver trovato una bella fragranza da indossare durante questo periodo, almeno per qualcuno di voi. Vi saluto e ci vediamo domani per il profumo del 3 dicembre. Un grande bacio, a presto, ciao!